Signor prefetto, autorità, signore e signori, spesso in queste celebrazioni ci troviamo a parlare del dovere della memoria. A me oggi piace più parlare del dovere della storia. La festa della Repubblica non è e non vuole essere un momento di retorica vuota, ma rappresenta una celebrazione che soprattutto le nuove generazioni devono vivere in tutto il suo significato più profondo, quello di rinnovare l'amore per la nostra patria, la volontà di un destino comune che va costantemente ricordato, come fa il Presidente della Repubblica Napolitano, che nei suoi interventi istituzionali sottolinea sempre, contro chi alimenta egoismi territoriali, il primato dello spirito umanitario. Un amore che deve esprimersi in un profondo senso d'orgoglio verso una nazione unica ed indivisibile, in cui le diverse identità locali debbano essere considerate come pietre preziose di una sola corona. Oggi desidero evidenziare con forza l'importanza dello spirito unitario della nostra Repubblica, utilizzando le parole del suo primo presidente, il Partenopo Enrico De Nicola, che nel 1947, in un'occasione del 150° anniversario della nascita della nostra bandiera nazionale, disse: «I partiti sono necessari, i dissensi inevitabili, le lotte politiche feconde, ma ad un patto che al di sopra di ogni partito, al di là di ogni dissenso, il senso della patria e la coscienza dell'unità nazionale permangono e sovrastano. Ogni disputa è possibile, lecite, utile, purché nei punti essenziali, nei momenti supremi, si avverte il limite oltre il quale la contesa offende la patria e si intuisca l'interesse nazionale che occorre rispettare. Nel momento in cui il complesso processo federalista prende forma, ammodernando e migliorando lo Stato, credo che sia opportuno ribadire con forza che l'unità nazionale è il fondamento della nostra Repubblica e, nei fatti, la prima garanzia per la salvaguardia delle stesse autonomie culturali che la compongono. Grazie.